Questa sera è la festa del pane e della pasta 2022, abbiamo con noi anche Mirko Cancitano e Gwenda Goria che sono stati insigniti del premio Sulana d'Oro 2022. Un grande riconoscimento sia per Mirko che per Gwenda. Mirko mazzarese doc, Gwenda mazzarese d'adozione. Esatto, è bellissimo poi sempre ricevere un premio a casa, no? Perché riceverlo in tutta Italia, come diceva anche a Salvo, sì, è bello perché ti viene riconosciuto qualcosa, ma quando lo ricevi a casa e davanti a un pubblico così, cioè questa sera la piazza era strapiena, dove c'è tanto entusiasmo, aziende che sono eccellenze del territorio, dove c'è una grandissima partecipazione, è sempre meraviglioso. Gwenda, anche tu, come dicevamo prima, mazzarese d'adozione, sei stata insignita del premio. Ah, è una gioia enorme per me perché è un bel riconoscimento da questa terra che mi dà tantissimo, mi offre, perché è una terra generosa a livello paesaggistico, ma soprattutto per quello che è il calore delle persone che mi accolgono veramente con grande amore. Ed è l'ennesima conferma di questo amore che è reciproco della Sicilia che mi ha accolto, ma soprattutto da parte mia nei confronti della Sicilia. Perché essendomi innamorata di mazzarese, mi sono innamorata di Mazzara, ma veramente di tutta la Sicilia, perché non si può non amare la Sicilia, è una terra incredibile, no? C'è chi diceva io non invidio il paradiso perché abito in Sicilia, ed è proprio così, è una terra che ha tutto, è una terra speciale ed è un concentrato di tutte le caratteristiche più belle italiane, dalla cultura, la storia, i colori, i profumi, i paesaggi, il cibo. Io tra l'altro metto sempre un po' di chi, io non so lui come fa a essere magrissimo, che sarà il metabolismo. Esatto, i siciliani hanno un altro metabolismo rispetto a me, ma a parte gli scherzi è una gioia per me tornare e per assurdo da quando Mirko è fidanzato con me torna molto più spesso in Sicilia. È vero, è vero. E noi di questo ne siamo contentissimi, ringraziamo Mirko e Gwenda. Grazie, e buona serata. Grazie. Ciao.